Nella sala delle adunanze della provincia di Cosenza si è tenuta in seduta straordinaria un'assise con i sindaci della costa tirrenica per discutere della situazione post mareggiata, convocata dal presidente dell'ente Franco Iacucci con una nota iniziale sull'importanza e il valore delle province penalizzate oggi dalla legge del Rio, si è così espresso. Oggi abbiamo scritto un'altra bella pagina del ruolo della provincia. Siamo partiti dall'analisi di un evento che è stato un evento doloroso per tutto il Tirreno cosentino, abbiamo fatto una discussione più ampia per come stare insieme e come fare anche progettualità insieme. La provincia vuole svolgere fino in fondo un compito anche politico, che è quello di essere un ente sovracomunale che è punto di riferimento dei comuni e specialmente dei piccoli comuni che hanno il bisogno di avere un punto di riferimento certo, che è la provincia. Questo ruolo lo vuole svolgere fino in fondo. Ecco. Sono stati molti i punti messi in evidenza, quindi una richiesta di provvedimento legislativo, operatività concreta, tempestività immediata e progetti di area vasta. Anche oggi è uscito fuori la necessità che i comuni vogliono stare insieme per progettare insieme. Non più come singolo comune, ma come soggetto del territorio che, ecco, guarda a un territorio più ampio, al di là dei confini che ogni comune può avere. E il fatto della difesa della costa è sicuramente un problema che non può riguardare un singolo comune, ma deve riguardare territori più grandi e quindi territorio di area vasta. E la provincia vuole essere il raccordo fra queste esigenze che hanno i comuni. Poi si è parlato di tante cose e l'esigenza che io ho colto da parte dei sindaci è proprio quello di fare spesso riunioni di questo tipo, che sono riunioni anche su altri argomenti, che sono riunioni tematiche, per fare proprio il punto della situazione su tutta una serie di problemi che ci sono sui territori e sono tantissimi. E quindi dare voce ai sindaci che hanno bisogno di questo, perché i sindaci a volte sono isolati. Sono però il punto di riferimento primo per quanto riguarda i bisogni dei cittadini e quindi bisogna avere rispetto dei sindaci, del ruolo dei sindaci e quindi valorizzarlo fino in fondo. Ecco.